Allora, io Mario sto riprendendo l'interno dell'edificio, ormai fatiscente. Bellissimo ancora, Sì, però, molto che bello. ricorda a grandi linee, come parlavamo fra me e te, ricorda l'architettura navale, la prua, prora lì davanti, il landito e i vari locali laterali. Diciamo che ricorda a grandi linee lo stile navale. Sì. L'architetto L'intento che dell'architetto c'è, alla fine l'intento è stato era quello, quello. e c'è anche riuscito, perché qui ha fatto una sorta di poppa della nave. Come erano tondeggianti, allora la poppa mozzata non esisteva, era la poppa tondeggiante. Diciamo che l'architetto ha voluto ricalcare l'aspetto navale, ci è riuscito, ha fatto un grande lavoro, cosa che oggi probabilmente, con tutta la tecnologia che abbiamo, probabilmente non si riuscirebbe ad avere un'architettura così bella, così. Guardate i fregi lì ancora, c'è Ha uno stile uno architettonico stile importante. architettonico importante, ma poi guardate, e Cornicione. questo cornicione, guardate, diciamo, i particolari che hanno utilizzato, cosa che ora sarebbe impensabile. Si metterebbe lì su una squadrato, chiuso, ciao, fatto, grazie, Cemento arrivederci. armato, No, buonanotte. qui invece hanno lavorato davvero di fino. Ascolta Mario, qua circa 20 anni fa proprio questo sito è stato oggetto di un episodio che poi è andato alla ribalta nazionale. Ce lo Come? ricordi? Sì, che me lo ricordo, anche l'abbiamo seguito dal punto di vista radiotelevisivo. Volevano, alla luce della posizione strategica di questo semaforo, volevano installarci un radar militare che serviva per l'avvicinamento o l'individuazione di navi e velivoli, però doveva essere militare questo radar. E invece a Sant'Antioco fu costituito il Il comitato comitato. non radar di Caposperone e vinsero appunto la battaglia. E secondo me bene hanno fatto, perché rovinare questo sito, buttare giù tutta questa costruzione per metterci un radar militare, no, si poteva mettere su quel monte, si poteva Sì, in mettere qualsiasi altra ovunque. posizione. Ormai la tecnologia elettronica e la tecnologia tecnica permette di tutto e di più, ma perché andare a deturpare un bel posto così? Anche se io sono un sostenitore della tecnologia, perché mi Sì, interessa però l'elettronica, ragionata. però bisogna ragionare anche e fare in modo che vada d'accordo Con la storia, con con la l'architettura storia, col storica. paesaggio, e le cose vanno rispettate. Anzi, sono sorpreso perché questa postazione non venga ristrutturata. Sarebbe un miracolo, sarebbe bellissimo poterla risanare e portarla agli antichi splendori. Capisco che i costi sono proibitivi, però soldi se ne buttano tanti, perché lo Stato non investe qualche milione di euro per poter rimettere a posto questa bellezza? Perché è storia, ci piaccia o no, è storia. Ce lo auguriamo tutti che prima o poi salti Ma fuori questo poi, un bando. ma poi è un manufatto che è sopravvissuto alla Prima Guerra Mondiale, alla Alla Seconda seconda Guerra guerra mondiale. Mondiale, cioè Agli eventi atmosferici. eventi Però atmosferici. chiaramente non è infinito. Parliamo dei primi del 1800, insomma, è storia questa, perché lasciarlo così in disuso? Quindi bene hanno fatto a non far installare il radar militare qui, si può installare ovunque, tanto quello che vede da qui lo vede da un altro monte, da un'altra Certo, posizione, ma andare a deturpare certe cose pienamente no. d'accordo, abbiamo corso il rischio di veder buttata giù questa struttura storica e veder impiantato magari un traliccio enorme Enorme, che in un impatto. A acciaio. me piace vederli, Sì, però no, però non qui, no, non qui o non in posti storici dove c'è storia, sì, qua insomma. c'è un suo fascino, il C'è un sito ha suo un suo fascino, una sua fascino, storia, va si rispettato. poteva montare ovunque, lo Esatto. possono montare da altre parti, Questo è un no? invito anche al comune di Sant'Antioco, magari se può impegnarsi, insomma, alla regione, al Alla regione, un comune, po' agli enti tutte, locali, sai. qualche politico, Esatto. se non ha niente da fare, Che è molto magari probabile. è molto probabile, qualche politico potrebbe anche prendere e provare questa battaglia. Tanto, insomma, non costa nulla. Mario, prima accennavi al radar. Ricordaci poi alla fine com'è nato, ci dicevi. Sì, il radar è stato inventato dal buon Marconi, anche se non è mai stato molto attribuito a lui, perché hanno cominciato a dire agli inglesi,
però la prima invenzione del radar, per puro caso, l'ha scoperto Marconi. E vi racconto come. Marconi fu incaricato dal Vaticano per collegare da una sede che era sulla costa laziale al centro di Roma al Vaticano. Doveva collegare doveva fare un impianto radiocollegamento, ovviamente audio, di buona qualità. Quindi lo fece in microonde. Marconi disse: beh, andiamo in microonde, facciamo un'ottima qualità in modo tale che il segnale sia esuberante, sia di qualità eccellente, perché il Vaticano pagava, e quindi instaurò questo impianto trasmittente tra la costa laziale, non mi ricordo esattamente dove, e Roma, il Vaticano. Succedeva un particolare, che c'erano dei disturbi che non dovevano esistere in quelle frequenze, perché nelle microonde non potevano esserci disturbi atmosferici. Si verificava a cadenza quasi fissa questo fischio, un famoso fischio con un effetto quasi Doppler, con questo oppure che arrivava in tono, in frequenza che saliva. Quindi saliva, arrivava a un punto e poi scendeva questa frequenza. Questo fischio era proprio ben modulato. Non si sapeva che cos'era. Non si capiva da che cosa potesse avvenire. Cambiò gli apparati, cambiò di poco la frequenza, ma questo problema c'era. Dopo vari approfondimenti si scoprì che era a orari ben prestabiliti. Chi poteva essere? Non è che c'era qualcuno che andava a disturbare. Chi poteva avere la capacità tecnica di poter andare in simili frequenze? Marconi era un pioniere, un genio, e quindi chi poteva sognarsi di fare una cosa del genere? Non erano disturbi di genere umano, era un disturbo che causato da un qualcosa. Che cos'era? Si fecero le indagini e si scoprì che c'era una ferrovia che attraversava il fascio delle microonde. Quando questa massa metallica del treno passava, perturbava il fascio di microonde e quindi dava questo disturbo. Allora il genio Marconi disse: alt, fermi tutti. Se il treno disturba le trasmissioni radio e mi dà questa nota, io riesco a vedere anche al buio, dove non c'è possibilità di visione, una massa metallica, riesco a identificarla. E quindi nacquero i primi esperimenti sul radar, che poi vennero perfezionati dagli inglesi e poi dai tedeschi, ma l'invenzione del radar è nata da lì, da un disturbo su un impianto a microonde dalla costa laziale a Roma. Un disturbo ciclico, proprio questo treno che andava e veniva e disturbava questo fascio microonde. Da lì è nato il radar, quindi dobbiamo... Anche il radar lo dobbiamo al grande Guglielmo. Sì, anche al passaggio dal treno. Però, diciamo, radar, se non fosse passato quel treno, mai chi l'avrebbe lo sa. Scoperto. Però vedete l'intuito dei geni. Comunque, le più grandi invenzioni normalmente nascono sempre da questi episodi così un po'. Così il forno a microonde. Questo stava facendo esperimenti in laboratorio, aveva il pranzo, lo trovò caldo e disse: ma chi l'ha scaldato? È stato il fascio a microonde che l'ha scaldato e si è accorto che le microonde avevano la possibilità di far questo. Vabbè, stiamo divagando. Va bene. Mario, prima stavi dicendo appunto che la funzione del semaforo era quella di controllo del traffico navale, che era intenso ed è ancora intenso, e quindi però diciamo aveva anche una funzione che forse era un po' secondaria, ma era non meno importante, che era forse quella di fornire assistenza a queste navi. Forse a pari livello, oltre che dare appunto coordinare il traffico navale, anche la radioassistenza, perché in caso di necessità, un guasto a bordo, un incendio a bordo, una collisione, perché le collisioni erano all'ordine del giorno, perché il radar ancora le navi a bordo non ce l'avevano, e per cui le collisioni era un attimo averle, soprattutto poi di notte, perché era un attimo scambiare una luce per una luce della costa, e per cui era un attimo una collisione. Per cui il centro di coordinamento e il centro comunicazioni, che era qui al semaforo, serviva anche per poter coordinare i soccorsi e inviare navi
che erano, potevano essere in zona, che magari non riuscivano a comunicare tra nave e nave, ma nave, costa, costa, altra nave, si riusciva ad avere il coordinamento, per cui gli davano le coordinate con molta approssimazione, perché ancora il GPS dovevano inventarlo, però le coordinate riuscivano ad averle con l'astrolabio e con altri strumenti che i marinai di allora avevano. Con buona precisione riuscivano ad avere appunto il punto nave, e per cui si riusciva anche a coordinare i soccorsi. Era una postazione importantissima.